Uomini e donne oggi, Claudio D'Angelo e il mostruoso scherzo a Ginevra Pisani. L'ex corteggiatrice, terrorizzata, lo prende a ceffoni, poi torna il sereno. Sarà che d'estate si è tutti più euforici, sarà che le vacanze danno il tempo di svagarsi e alleggerirsi, sarà quel che sarà, fatto sta che Claudio D'Angelo, ex cronista di Uomini e Donne, in questo afoso luglio si è ingegnato a organizzare uno scherzo mostruoso, nel vero senso del termine, alla sua Ginevra Pisani. L'ex corteggiatrice è rimasta letteralmente terrorizzata e superato lo spavento ha rifilato un paio di ceffoni meritati al suo uomo. Ma non è finita qui. Dopo aver superato la paura si è ripromessa di far pagare cara la marachella al compagno. Come? Che prepari i portafogli. Una donna può essere assai più incline al perdono dopo una bella giornata di shopping. Mercoledì 11 luglio. Claudio D'Angelo inizia i preparativi per lo scherzo. Ordina online il celebre costume di Scream, come fa sapere in una storia su Instagram. Lunedì 16 luglio. Lo scherzo è attuato, filmato e pubblicato sui social. Al posto di un tranquillo risveglio mattutino, la Pisani è stata svegliata dal mostro. Come si vede dal video, Claudio sgattaiola fuori dal letto matrimoniale, si traveste e si fa trovare di fronte all'amata. E lei? Come l'ha presa? Prima ha lanciato un urlo terrorizzato. Poi, una volta che D'Angelo si è tolto la maschera e l'ha abbracciata, gli ha rifilato un paio di ceffoni del tutto meritati. Finita qui? Nemmeno per idea. Ginevra sotto al post ha promesso di farla pagare cara al suo love. Uomini e donne oggi. Claudio e Ginevra, un amore ritrovato, punto questa me la paghi tra 250 euro di shopping. Ho ragione ragazze. Da parte sua Claudio si è reso simpaticamente conto di aver tirato troppo la corda? Forse stavolta ho esagerato un po', lo scherzo mi è scivolato di mano. So che la pagherò cara, ma, se notate, mentre urla, ero già pentito. Ve lo giuro. Scherzi terrificanti a parte, D'Angelo e Ginevra pare siano tornati in piena sintonia dopo la crisi di qualche mese fa, che sembrava dovesse mettere fine alla loro relazione. Oggi, infatti, i due piccioncino di Uomini e Donne sembrano aver recuperato un ottimo equilibrio di coppia e pare proprio che abbiano costruito le basi di un amore solido.